Hello everybody from Steffi Serra. God alive in the sky, in the heart of Terra. In 19, 743 in double S, 5 May in 2020 in Gregorian. Calendar. Questi due decreti legge per me importanti. Uno è un Vespasiano economico che quindi serve per il decoro urbano pubblico e l'altro è per sempre il sociale e quindi la copertura delle fermate del tram. Ne ho visto parecchie senza copertura. In almeno 6-7 posti. Quindi vedete, questo è, non voglio fare pubblicità, è una sorta di Vespasiano messo qua. Io è parecchio costosa questa come soluzione e quindi io ho firmato questo, ho fatto un decreto, adesso chiederò conferma se ho il 51% almeno. E quindi vedete, la mia soluzione è economica, è facile. Poggio il cellulare e quindi fare l'urina in una bottiglia di plastica easy, leggera, è anche trasportabile, vediamo. Diciamo che dovrebbe, no? E quindi allora ha cambiato. Ovviamente per evitare e quindi scandalo in pubblico, quindi vicino alla fermata del pullman, ho firmato una sorta di cabina con teli impermeabili, quindi sempre economico, soluzioni economiche. Ecco, vedete, questa è una fermata coperta. E quindi vicino alle fermate del pullman ho firmato questa soluzione economica e quindi con una cabina coperta di teli impermeabili, sempre economica, per il decoro urbano. Questo ho messo anche per agevolare la salute e quindi è comunque un risparmio di una spesa sociale, è un aumento di benessere sociale se le persone bevono
bevono molto di più. Attenzione, molto di più. Persone bevono pochissimo. E qui. E ho firmato. La seconda. Vedete qui che c'è questa fermata del pullman e quindi abbastanza bella, e lì c'è il Vespasiano, quindi dovrebbe essere una soluzione ideale. Però è molto più costosa della mia, e ovviamente se ci fossero stati i soldi non mi sarei trovato in quasi 7-8 posti tra Siena, Pisa, Pavia, Firenze anche, e quindi a prendere il diluvio mentre aspettavo at the bus stop, e quindi a dover fare l'urina in un albero perché mancava una cabina con teli impermeabili economici e una bottiglietta così. C'è la soluzione anche se dovessero scappare i bisogni di feci. Firmato anche questo. Per me è un provvedimento urgente, e quindi mi sono trovato tre volte almeno ad aspettare il pullman con due valigie pesanti, e ho perso il pullman perché ero riparato da un'altra parte, è passato il pullman e mi ha fatto perdere il pullman perché dovevo ripararmi dalla pioggia in un posto lontano. Per l'urina è uguale. Per le feci, quando se dovesse scappare. E ci tenevo parecchio anche a questi provvedimenti, sempre economici, provvisori, ma molto risolutivi. Thank you very, very much.